solitario e triste finale. La SPAL retrocede in seconda divisione e forse anche più in basso. 2-0 nello spareggio interno con il Pavia. Reti dei Lombardi entrambe nella ripresa, dopo che sullo 0-1 i ferraresi avevano colpito un palo. La dirigenza, 3 anni dopo, riconsegna con gli interessi ai tifosi fin troppo indulgenti una squadra laddove l'aveva presa. Una stagione fallimentare, quella appena conclusa, durante la quale si è parlato più delle disgrazie societarie che del gioco in campo. Ai giocatori e all'allenatore va riconosciuto il merito di aver resistito davanti ad una proprietà in perenne fuga. 8 punti di penalizzazione, senza i quali la squadra si sarebbe salvata, per il mancato pagamento degli stipendi, più altri 4 già messi in riserva per la prossima stagione, se mai ci sarà. Perché ora si attende un'altra udienza davanti al giudice fallimentare e il versamento, entro la fine di giugno, di stipendi e iscrizione. Cedisi attività a poco prezzo, diceva uno striscione allo stadio, difficile però trovare l'acquirente, anche perché onestamente di questi tempi a Ferrara hanno cose più gravi a cui pensare.